Vedo niente, non vedo niente. Ciao cactus e benvenuti in questa tarot reading. Come state? Mi sembra di non fare video da mesi, che è vero. Però ci siamo sentiti su Instagram, ci siamo sentiti su TikTok e la maggior parte di voi ama i video su YouTube. E sapete cosa? Li amo anch'io, perché i contenuti brevi non mi danno lo stesso brio, anche se ci stiamo lavorando. Quindi quello che ho fatto è dire, sai che c'è? Buttiamo il perfezionismo dalla finestra, buttiamo il fatto che il mio cervello mi dice che devo fare dei video molto più complessi quando ritorno dopo un lungo periodo di tempo, facciamo che questo è un ginseng perché ormai è una certa e vi racconto tutti i libri che ho letto dall'inizio anno. Poi ho pensato, sai che c'è? Sono un po' di libri, sono tipo 13-14, quindi questo video sarà estremamente lungo. Cercherò di essere più riassuntiva possibile piuttosto di approfondire alcuni testi tra quelli che mi scrivete nei commenti. E ho detto, sai che c'è? Magari facciamo che trasformiamo i libri in delle carte, dei tarocchi, così voi potete scegliere la carta che vi parla di più e andare direttamente al libro che vi ha scelto come prossima lettura. Cioè, la mia wrap up e la vostra TPA. Ha senso? Non lo so, però mi piace molto e così potete anche spezzettare il video volendo nei vari momentini. Sono 12 libri, ne ho accorpati due insieme e quindi cactus, pick a card, scegli una carta. Non ho ancora fatto il design, quindi se non combaciano alcune cose che dico con quello che sentite dopo, non fateci caso. Se hai scelto questa carta, probabilmente sei raso dalla vita proprio, cioè non ne puoi più. E quindi benvenuto, e la tua lettura è il mio anno di riposo ed oblio. Il mio anno di riposo d'oblio è l'ultima lettura che ho fatto, l'ho finita giusto l'altro ieri perché ho fatto 3 mesi di riposo d'oblio, cioè proprio riuscivo a capire che cosa voleva il personaggio principale, tipo da febbraio ad aprile io sono stata esattamente così, senza le droghe, senza i soldi. Cosa ne penso di questo romanzo? È sicuramente intrigante, non è un brutto libro, anzi la storia, l'idea concettualmente è pazzesco, affronta dei temi che penso interessino la maggior parte della nuova generazione, non griderei al miracolo come l'ho visto in giro. Lo consiglierei comunque, anzi se dovessi dare un voto, io non do i voti ai libri, però sarebbe sicuramente sopra la sufficienza, ma non nella mia top 10 di quest'anno, semplicemente perché il personaggio principale è insopportabile e io adoro i personaggi principali insopportabili, ma lei raggiunge un livello di fastidio che poche volte, e se ricordiamo tutti i libri che ho letto vuol dire veramente male. In più credo che si potesse andare vagamente più a fondo, sembra un libro che aveva più potenziale di così, talmente realistico che mi aspettavo una lezione di vita e sul finale soprattutto mi ha lasciata delusa. Tutto il resto del romanzo invece è molto figo, molto bello concettualmente. Se vi piacciono appunto gli antieroi, lei è la donna per voi. Se hai scelto questa carta hai un problema interiore in corso, una dualità che non riesci a risolvere e forse te la risolvo io con Sarei stato carnefice o ribelle di Pierre Bayard. Cioè praticamente è il mio autore dell'anno, ve ne ho parlato ovunque, e i suoi libri sono in questa classifica 3 volte, 2 li ho accorpati, ma Carnefice e ribelle l'ho lasciato a parte perché effettivamente è un saggio molto diverso, è un saggio estremamente attuale dove l'autore, che è un insegnante, un professore, un saggista, si chiede se durante la Seconda Guerra Mondiale sarebbe stato dalla parte dei nazisti o dalla parte dei ribelli. Affronta, spiegando un po' come si sviluppano dei bias che ti portano ad essere carnefice, anche se non te ne rendi magari conto, non ne sei completamente consapevole al momento e a posteriori è palese che tu stessi sbagliando, ma sul momento ti portava a beneficio, quindi non lo accetti. E poi ha tutta una seconda parte dove lui rivive il passato di suo padre durante la Seconda Guerra Mondiale e cerca di capire se effettivamente lui sarebbe stato ribelle o carnefice in Francia. Un saggio che speravo andasse un po' più a fondo, soprattutto sulla scelta del carnefice, perché non ve lo spoilerò un granché, ma non si sceglie il dark side, nessuno è un Sith, compreso
compreso il nostro Pierre Bayard. Forse non riusciamo proprio ad accettare il fatto che la maggior parte di noi sarebbe stato carnefice o addirittura ignavo, cioè non avrebbe fatto nulla quando questa cosa ci portava a beneficio. Quindi avrei apprezzato molto di più il saggio se avesse visto entrambe le strade. Però è un bellissimo saggio sull'argomento, è molto attuale ed è estremamente interessante la parte scientifica all'inizio. Quindi, resti carnefice o ribelle? Se hai scelto questa carta, sei un po' edgy, hai un po' il mare dentro e un po' dovresti essere internato. Praticamente, cioè, io ti dico queste cose perché sono io, same. Questo romanzo è stato un errore da parte mia perché fa parte di una duologia o trilogia che non per forza va seguita in ordine, ma che comunque avrebbe avuto senso leggere prima l'altro romanzo che in questo momento mi sfugge, ed è Stella Maris di Cormac McCarthy. Perché ho letto Stella Maris? Uno, perché tutti amiamo Cormac McCarthy, se neanche lui a volte rispecchia i suoi standard, l'ha messi troppo in alto, perché la Stella Maris è una festa che c'è a Camogli, che io amo molto, forse non è proprio scritta così, però non so, questa vicinanza alla copertina che richiama al mare, pensavo fosse una cosa completamente diversa, invece non lo era, e invece era un libro estremamente mediocre. Può piacere perché ha un po' un vibe baricchiano, ovvero frasi molto d'effetto, un po' edgy, cioè io sono diversa, buttate all'interno di una storia che potevamo anche non leggere, sinceramente. Quindi se sei finito su questa carta, io non ti sto consigliando questo libro, credo che sia sorvolabile se non dimenticabile, però se ti può interessare, perché quello che non piace a me può piacere a te ed è giusto così, forse non ho abbastanza al mare d'inverno dentro. Tratta di questa ragazza che è stata internata alla Stella Maris, che è questo centro di recupero, manicomio, non lo so, qualcosa del genere, che lei ha crazy folle, e tutto il romanzo è un diario, un dialogo tra lei e il suo analista, che a volte prende delle pieghe molto strane che secondo me erano superflue. C'è molta matematica, però è toccata molto piano, non è un romanzo scientifico, oserei dire, e quindi l'ho trovato assolutamente sorvolabile. Non ho altre parole per dirlo. Era un romanzo che non mi ha dato nulla se non qualche frase da mettere su Instagram. E forse neanche quello. Ma puoi sempre pescare un'altra carta. Se hai pescato questa carta, il mondo delle informazioni ti sta distruggendo. Ti senti stupido, non riesci a stare al passo con tutte le cose che stanno accadendo nella tua vita. Benvenuta nel club. Come parlare di libri che non si hanno mai letto e come parlare di fatti che non sono mai esistiti. Due, le ho messi insieme perché secondo me sono da leggere entrambi, o perché sono talmente splendidi che faccio fatica a non consigliarveli entrambi. Sono sempre di Pierre Bayard, ma fanno parte di una saga che non ho ancora finito, di come parlare di cose senza conoscerle. Entrambi i romanzi sono pazzeschi, pazzeschi, ripieni di informazioni, di nozioni, di ironia, perché Pierre Bayard è estremamente ironico, soprattutto nel fatto di accettare che non è che possiamo essere onniscienti, quindi non possiamo conoscere tutti i libri del mondo e non possiamo essere completamente sul pezzo per quanto riguarda le notizie. Come parlare di fatti che non sono mai venuti, sulle fake news. Ho fatto storcere il naso tantissimo perché parla di come le fake news in realtà siano utili, e io stavo dicendo questo è pazzo. Se si riesce a superare un attimo questo bias che si ha, si ritrova un romanzo che ha perfettamente senso, ha una logica inattaccabile e non è esattamente quello che ho detto, cioè è un discorso molto più ampio. Mentre come parlare dei libri senza averli mai letti è il vademecum del booktuber, no scherzo, però lui è un professore universitario e ovviamente non può leggere tutti i libri del mondo né tutti i libri che insegna, ma racconta anche proprio effettivamente che il senso di colpa per non aver letto un libro non esiste, e io l'ho apprezzato molto. Hai scelto questa carta perché cerchi l'amore ma trovi solo casi umani. Benvenuta, ho trovato il libro per te. Cosa di cui vi voglio parlare è l'anulare. Per l'anulare, la donna gelata e non mi ricordo quant'altro, ho trovato una recensione molto più approfondita su TikTok, quindi in caso ci salto, ma l'anulare è un romanzo breve proprio stile giapponese, orientale, di una delicatezza spaventosa che ovviamente rimane un po' nell'aria, non tocca mai terra, ha una potenza incredibile per non essere mai veramente concluso. L'anulare tratta di questa ragazza che trova lavoro in questa
biblioteca, museo dei ricordi. Deve accogliere le persone che vanno dal nostro maestro con un oggetto che raccoglie dentro di sé dolori, memorie, felicità anche, e che diventi un esemplare. L'esemplare me lo sono immaginato come, e a volte anche alcuni vengono descritti esattamente così, come quelle provette col liquido dentro e le cose che galleggiano. Una volta che le persone ricevono un esemplare o ottengono un esemplare, non possono portarlo a casa, ma possono venire a trovarlo ogni volta che vogliono. Infatti è che nessuno torna mai a vedere il proprio esemplare. Questa cosa è meravigliosamente descritta e ha dentro di sé tantissime cose dell'essere umano, però devo avvertirti, in mezzo a questa cosa c'è anche una relazione estremamente tossica, e un po' gli uomini li odi. Anche prima probabilmente, ma soprattutto dopo. Se tu hai scelto questa carta, ti senti congelata nel tuo ruolo nella società, e se sei una donna ti senti congelata all'idea di dover per forza diventare un insieme di cose che per forza non è quello che desideri, e il libro per te è Una donna gelata. Questo qua ce l'ho in cartaceo qua dietro. La donna gelata è un romanzo splendido. Se non finisce nella top 3 di quest'anno, vuol dire che ho letto dei romanzi bellissimi, perché qua dentro c'è l'amica geniale, c'è Simone de Beauvoir, c'è qualunque donna si è messa contro al ruolo che la società le vuole dare. È un inno alla femminilità in varie sfaccettature, e non solo, è un inno alle donne a ricordarsi di non rimanere statica e non farsi fregare, tra virgolette, da ciò che pensi sia giusto fare. È un romanzo di formazione in realtà, perché tratta di questa ragazzina che è bruttina, non capisce proprio, ha un esempio di femminilità in casa che è la madre, che non è l'esempio della femminilità classica, e questo la manda in paranoia durante l'adolescenza, per poi perdere completamente la bussola durante una relazione all'università. Di una complessità, di una rabbia, questa, cioè almeno personalmente a me crea una rabbia pazzesca, e è un memorandum di non dare mai la nostra vita all'ortiche per un uomo. Grande romanzo. Settima carta. Se tu hai scelto questa carta, vuol dire che ti stai chiedendo se la tua vita ha un senso, se la morte è troppo vicina o troppo lontana, e soprattutto perché siamo qui. E tu stai avendo un momento Nietzsche, ed è per questo che ti consiglio Le lacrime di Nietzsche. Questo scrittore ha fatto una trilogia su tre grandi filosofi, e non ho ancora letto gli altri due, stavo leggendo a metà un altro, ma non ho ancora un'opinione a riguardo. Le lacrime di Nietzsche è un romanzo pazzesco di finzione, dove l'escamotage narrativo di quest'uomo che conosce effettivamente Nietzsche non è nient'altro che un modo per raccontarti tutta la sua filosofia, che dopo questo romanzo io voglio approfondire in un modo assoluto, perché mi ha fatto molto male. È un romanzo che affronta dei temi molto pesanti, tra cui la morte, il senso della vita, il senso di dare un senso alla nostra esistenza, come si fa, e questo ce lo racconta Nietzsche attraverso la sua filosofia. Se ami Nietzsche, probabilmente amerai questo romanzo. Se non conosci Nietzsche, non avrai problemi ad entrare nella sua ottica, e forse è un buon modo per avvicinarsi alla filosofia in un modo un po' più dolce della semplice lettura dei suoi testi. Questo romanzo è bellissimo, però fa un male cane. Cioè fa proprio male, e non è una lettura veloce, è una lettura che devi respirare, ha dentro di sé però degli ottimi elementi narrativi, tra cui seduzione, cose che sono anche basate su fatti storici, che ti aiutano a portare avanti la lettura, e quando ti renderai conto che la tua vita e tutto ciò in cui credi verrà distrutto, sarà troppo tardi. 8. Se hai scelto questa carta, in teoria dovresti essere una persona estremamente ironica che ama molto i libri, e hai quella selezione ironica che fai una battuta e tutti intorno a te si chiedono se stai bene. Il romanzo per te è A Short Stay in Hell, che è in realtà solo in inglese al momento, è molto breve e non ha un inglese estremamente difficile. È, chiamiamolo, distopico, non so bene come definirlo, perché in realtà non lo è. È un qualcosa. Il nostro protagonista muore, va in paradiso, o quello che sono le porte del paradiso, ma scopre che non esiste nessun dio. Ora mi sfugge il nome del dio che hanno selezionato, ma è un dio
che nessuno prega, praticamente, a parte in 5 persone su questa terra, ergo tutti quanti dobbiamo andare in purgatorio. La scena iniziale è pazzesca, per quello rido. Dobbiamo andare in un purgatorio per accettare questa cosa e poi andare in paradiso, in teoria. Dico in teoria perché il nostro protagonista viene mandato in una libreria. In una libreria infinita, dove ci sono tutti i libri del mondo, tutti i libri mai pensati in realtà, e tutti quelli che potevano essere scritti dagli esseri umani nei tutti i secoli dei secoli. E per uscire dal purgatorio una persona deve trovare il libro della propria esistenza. Si sta bene, c'è cibo gratis, alcol gratis, tutto perfetto, se non fosse che poi ti rendi conto che fare questa cosa è impossibile, cioè letteralmente impossibile. Ed è un veloce discesa del nostro protagonista verso la follia, se non verso addirittura una dittatura, di tutto qua dentro. E la parte ironica del romanzo, che è molto forte all'inizio, diventa un disastro emotivo, uno strazio emotivo personale verso la fine. Molto molto bello, non me lo aspettavo così carino e te lo consiglio caldamente. Se hai scelto questo romanzo vuoi fuggire dalla realtà, vuoi tornare nel passato o vuoi comunque vivere tra il terrore e la scoperta. Io ho unito due libri in questo punto perché ce n'è uno che mi è piaciuto molto ma che è un saggio, e uno che non mi è piaciuto niente ma che potrebbe piacere a te, quindi non si sa mai. Uno è Il saggio della Nera Edizioni, che rimane una delle mie case editrici preferite, e questo è il secondo saggio di un'autrice che ho amato molto, che ha scritto Meme Estetica, ed è Exit Reality. Questo saggio tocca tutti gli elementi di quello che è le core, i dream core, tutta quella saga dell'internet lasciato allo sbarando, dove c'è un po' di vaporwave, un po' di melanconia e un po' di horror. Io sono appassionatissima di questo argomento. Ho iniziato a scrivere un romanzo che ha tema backdoors, non so scrivere però, quindi c'è un problema di base. Il saggio è stupendo, così come Meme Estetica, e se vi interessa l'argomento è pazzesco, ma se vuoi un romanzo claustrofobico che pensavo fosse simile a Dai Pepe, ma per me è stata una delusione totale, non è un buon modo di vendere un libro, lo capisco, però ricorda, quello che non piace a me non è legge, io ho anche a volte dei gusti orribili, guarda i miei ex, nel senso. Città senza cielo, questo distopico non mi è piaciuto perché aveva delle carte pazzesche, a proposito di carte, perché tratta di questa città dove tutti siamo compressi, abbiamo tutti dei posti assegnati, dei ruoli assegnati, e in teoria doveva essere proprio una claustrofobia assoluta. E lo avvicino a Pepe perché di base quest'uomo perde la sua identità, non si capisce perché, la moglie scompare, la sua casa non è più casa sua ma è sempre stata di qualcun altro, al lavoro non lo ricordano, di qua un gran casino, e è effettivamente molto claustrofobico. Perché se tu perdi la tua identità in questo mondo non hai accesso a nulla, però poi basta. Cioè, a parte questa sezione iniziale che era perfetta, poi si va a perdere completamente, non sento più claustrofobia, non sento più il mondo, ci sono delle strane scene con altri personaggi che secondo me rimangono sempre sfumate. Anche l'intermezzo, alla fine, mi hanno annoiata a morte. Però ripeto, non si sa mai, sapete che io leggo tutti i distopici che ci sono su questa terra. Questo libro, sei alla ricerca della cultura, sei un ribelle e hai voglia di cambiare il mondo e non sai come farlo. Per te ho scelto Babel, che è stato il primo libro dell'anno e ha un romanzo fantasy, un po' fantasy piazzato però nel mondo reale, quindi urban fantasy, però nel 1800 a Oxford, un mix di cose. Romanzo stupendo, soprattutto se ami i libri e sei in blocco di lettore, perché è estremamente veloce, estremamente intrattenente e ha un world building perfetto. Trattiamo temi come la cultura e come la cultura sia elitaria, facciamo in modo che sia elitaria, e se vuoi continuare ad avere questi vantaggi devi schiacciare qualcun altro. Colonialismo è un altro dei grandi temi che però si riesce a traslare bene anche in quelli attuali. Ed è appunto un fantasy, quindi abbiamo della magia, abbiamo questa Oxford che è luminosa, brillante, dove scrivi delle parole sulle tavole d'argento e queste hanno un potere incommensurabile. Per un amante delle parole è fantasy strepitoso. Poi ovviamente prende anche un po' come Attack on Titan, no? Parte come un fantasy, poi prende tutta una piega politica che comunque mi piace molto, perché è fatta molto bene. Quindi in caso, questo è per te.
Ultima carta, hai scelto il libro che ho letto a cavallo tra la fine dell'anno e l'inizio dell'anno perché mi piace la violenza ed è Tender is the Flesh, quindi suppongo che tu in questo momento voglia comunque esplodere. Benvenuto in questa distopia che fa per te. Tender is the Flesh credo che stia venendo tradotto in italiano in questo momento, tra l'altro. È un distopico stupendo, molto ricco d'azione, di violenza, di sangue. È sicuramente molto visivo come romanzo, quindi se siete particolarmente soggettibili, se siete particolarmente suscettibili, non so se ve lo consiglio, però vedendo le i vari libri a cui veniva avvicinato, sinceramente pensavo molto peggio. È stato molto digeribile, anche perché la violenza è figlia, non è a se stessa, ma è fatta per raccontare questa distopia in cui la carne animale non è più commestibile e invece di diventare tutti vegani e vegetariani, il mondo ha deciso di creare degli umani da magnà. Quindi c'è tutto questo livello di umani come bestie e umani come elitarismo, persone che si possono permettere la carne umana, che è la carne, e non hanno problemi emotivi a mangiarsi un altro essere umano. Molto bello, è scritto secondo me molto bene ed è un distopico fortissimo, nostra capacità di ignorare ciò che è giusto o sbagliato nel momento e soprattutto se noi siamo dalla parte giusta. Ripeto, è effettivamente molto grafico, dopo tutto il tema l'avete sentito, però posso dirvi, se non siete particolarmente agitati da questo tipo di temi, io lo leggerei, l'ho trovato splendido come distopico, a differenza di altri tra queste carte. Queste erano tutto il mazzo di carte, mi sa che alla fine ho unito una ne ho fatto, di due ne ho fatto una carta sola, quindi potrebbero essere 11, potrebbero essere di più, chi lo sa. Ora poi vado a disegnarle, spero che abbiate trovato la carta che vi piace di più e in caso, se avete bisogno di approfondimenti, scrivetemelo nei commenti e noi ci vediamo alla prossima. Ciao cactus!